Dunque, la televisione italiana, il suo stato di salute, per quanto riguarda il tema su cui ci siamo sempre impegnati con il progetto Il Corpo delle Donne e anche con il progetto di Media Education, Nuovi Occhi per i Media, sicuramente in questi anni, noi abbiamo iniziato nel 2009, c'è stato un miglioramento, nel senso che molti dei modelli negativi, molte trasmissioni hanno adottato una rappresentazione, diciamo, più rispettosa, quindi si vedono meno modelli deteriori come quelli che noi abbiamo rappresentato nel documentario. Globalmente la TV italiana però soffre ancora di grandissimi problemi dal punto di vista della rappresentazione del femminile, perché a fronte di miglioramenti alcuni canali, alcune scelte della RAI importanti come quella di non mandare più in onda Miss Italia, di non mettere le vallette a Sanremo, sono stati in qualche modo pareggiati da ritorni indietro in programmi come quelli che è il calcio, che dopo che è stata abbandonata dalla conduzione femminile prima di Simone Ventura e poi di Vittoria Cabello, ha avuto un evidente ritorno indietro, ma ce ne sono altre di trasmissioni che sono tornate a far leva semplicemente su una rappresentazione deteriore del corpo femminile. Per quanto riguarda altri problemi, l'informazione, ma soprattutto la libertà di espressione riferita al fatto che in Italia non c'è un vero mercato, si parla tanto di mercato ma non c'è vero, c'è un famoso duopolio, si è stancati di ripeterlo, ma c'è ancora ed è difficilissimo per qualsiasi operatore entrare in questo mercato. Tutta la programmazione dal punto di vista degli investimenti, quindi là dove ci sono i soldi per fare programmi, per fare ricerca, per fare del nuovo, sono schiacciati sulla TV generalista, cioè sui 6 canali più visti. Qui c'è un grosso problema, ma è un nodo dove manca la volontà politica di risolverlo. Di fronte a questo problema, altri paesi europei, cioè di fronte al decadimento della qualità della proposta generalista, hanno adottato quasi tutti la stessa soluzione, ovvero la prima rete nazionale senza pubblicità, dotata di tutto il canone, ma obbligata a fare ricerca, programmazione di qualità, che non vuol dire difficile per il pubblico, non vuol dire incomprensibile, vuol dire popolare, così come sempre è stata fatta dalla RAI per decenni. Questa soluzione ha portato quasi ovunque, Gran Bretagna, Francia, Germania, a un miglioramento della programmazione complessiva. In Italia sarebbe la soluzione, evidentemente non c'è ancora la volontà politica di farlo.